nuova intervista di Ad Hoc Experience. Oggi siamo qui con Cristina. Ciao Cristina, benvenuta. Ciao, ciao Chiara, ciao a tutti. Allora Cristina, per iniziare vorremmo sapere un po' come è cominciato il tuo percorso nel campo della toilettatura. Ok, io da piccola, pensa, volevo fare la veterinaria, poi il mio percorso di studi è cambiato, ho fatto tanti lavori e un giorno ho dato di matto e ho abbandonato il mio vecchio lavoro che non c'entrava nulla con la toilettatura e con gli animali, ma comunque era riferito sempre all'estetica, perché noi toilettatori diciamo coltiviamo anche l'estetica, no? Del cane, e ho aperto il mio primo pet shop e di conseguenza poi anche la toilettatura. Quindi curando molto i dettagli e la bellezza estetica del cane, ho saputo che sei specializzata in ciò che riguarda i visi della toilettatura. Spiegaci un po' questa tua passione. Sì, perché secondo me ogni cane ha il suo muso viso già disegnato, bisogna solamente tirarlo fuori, no? Bisognare sulle proporzioni del viso, la canna nasale e quant'altro, però secondo me guardando il cane già da come ti entra in toilettatura tu devi già immaginarti il cane tagliato, già formato, insomma un piccolo quadro, no? Noi fondamentalmente siamo anche gli artisti, quindi loro sono le nostre tele, dobbiamo dare anche sfogo a questa nostra vena artistica. Le vostre opere d'arte, possiamo dire, sono perfettamente d'accordo. Allora Cristina, elaborando queste tue opere d'arte, spiegaci un attimo come Ad Hoc si è connubiato con il tuo lavoro. Dunque, io ho cercato Ad Hoc, a dire la verità, perché cercavo un'azienda che mi facesse distinguere dalla concorrenza. Volevo dare quel tocco in più, quella cosa in più, essendo nuova sul campo nel mio paese, volevo, ecco, distinguermi un pochino. E con Ad Hoc veramente mi ha cambiato totalmente sia la visione della toilettatura, ma anche proprio del lavoro. Mi ha cambiato il lavoro, è più facile snodare, è più facile sbiancare, mi ha dimezzato anche i tempi di permanenza del cane in toilettatura. Tu sai benissimo quando arriva un cane feltrito o magari con tanti nodi, da dove deve iniziare? Con la formula giusta ti posso dire che veramente risparmi tanto, tanto, tanto tempo, tanto. Che poi ovviamente è anche sinonimo di meno stress del cane, meno fatica nostra, perché sai benissimo che noi facciamo anche fatica per cercare di farlo stare fermo, per cercare di non fargli ovviamente male. Quindi sì, mi ha cambiato veramente tanto la vita e rifarei la mia scelta altre mille volte. E poi Ad Hoc mi ha dato anche la possibilità di conoscere tanti bei colleghi, tante belle persone. E se posso fare un nome, io per colpa di Ad Hoc ho conosciuto anche Luigi per uno scambio di pacchi. Il corriere ha sbagliato a consegnarci i pacchi, io ho avuto quello di Luigi e Luigi ha avuto quello mio, quindi quella è stata la prima volta che noi ci siamo sentiti. Sì. E poi è nata ovviamente una bella amicizia, via di lì. Hai visto a volte i casi della vita. Quindi diciamo che è stata una scelta tua quella di cercare questa azienda e effettivamente poi hai trovato riscontro molto positivo nel tuo lavoro quotidiano. Mi ha incuriosito tanto il discorso di creare proprio la formula su misura in base alle condizioni del cane, a come ti arriva in toilettatura. Mi ha incuriosito tanto quello e già dal kit prova ho visto grandi risultati. Ovviamente non si finisce mai di migliorare la formula, perché il cane non ti arriva sempre nella stessa maniera in toilettatura, quindi migliori la formula e migliori anche il risultato finale. E la cosa bella è che la formula ti permette di cambiare, quindi puoi migliorarla tu stessa senza dover acquistare prodotti diversi. Esatto. Va bene Cristina, grazie mille, è stato un piacere e alla prossima. Grazie a voi. Grazie, ciao. Ciao a tutti e noi ci vediamo alla prossima.